Ma sicuramente fino adesso è stata un'esperienza più che positiva e magari un pochino a livello personale, diciamo, può andare un po' meglio, ma questo è una cosa normale perché tutto può sempre andare meglio, si può sempre migliorare, però a livello di squadra stiamo facendo un'ottima stagione secondo me, soprattutto magari per come eravamo partiti, perché soprattutto fuori si pensava che dopo le prime tre partite ci davano già per spacciati, già per retrocessi, invece noi adesso stiamo facendo ricredere tutti quanti e stiamo facendo un grande lavoro. Ma diciamo che sì, forse un pochino si può pensare al cambio dell'allenatore, sicuramente è stato uno dei fattori che, ma non perché comunque gli allenatori precedenti non erano adatti, però sicuramente il mister Bisoli, che ha comunque un'esperienza molto importante in questo campionato, è arrivato e ci ha dato una forte scossa e ha fatto sì che comunque la squadra reagisse e iniziasse a fare risultati ed arrivare ad essere dove siamo ora. No, beh, comunque io ho finito l'anno scorso con il Pescara e ho fatto, diciamo, un buon anno, quindi speravo comunque di riuscire a giocare quest'anno in Serie B, quindi di fare il salto di categoria, e comunque ho visto che sin da subito, da come è iniziato il mercato, da parte del Suttiro, da parte del direttore, ci sono stati molto, molto interessamenti. Io comunque ho valutato bene tutte quante le offerte che mi sono arrivate e ho deciso che la soluzione migliore era questa qui, perché mi intrigava molto il progetto, il direttore mi era sembrato una persona molto, molto valida, professionale, e diciamo che anch'io stesso pensavo che la soluzione migliore, e lo penso tuttora, sia il Suttirol. No, beh, sicuramente l'inizio è stato un pochino traumatico, perché comunque sì, come hai detto tu, io l'anno scorso venivo da un anno al mare, che comunque oltre aver fatto l'anno scorso è anche casa mia, e trovarmi nel giro di pochissimo tempo in montagna, poi con queste temperature, non è stato facile, ma come tutte le cose mi sono ambientato, adesso mi trovo benissimo e me la godo anche la montagna. No, sicuramente io sono un amante comunque delle passeggiate, della natura, quindi appena diciamo abbiamo qualche giorno libero mi piace molto magari andare in montagna a fare delle passeggiate, perché qui ci sono dei posti meravigliosi, e magari andarmi a fare anche una bella mangiata sui montagna. Mi piace, come in ogni luogo, mangiare, diciamo, e osservare le cose tipiche, tradizionali del posto, quindi mangio sicuramente magari canederli oppure il goulash, che sono le cose più rappresentative di questo posto. Ma il mio primo ricordo legato al pallone è quando ero veramente, veramente piccolissimo, perché comunque mi hanno raccontato i miei genitori che io sin da subito, forse veramente dai primi passi, ho subito fatto capire la mia voglia di voler giocare a calcio, di voler una palla magari tra i piedi, e sì, forse con mia nonna, che ero veramente piccolissimo, non so neanche se avevo un anno, mi ricordo che lei, cioè nel senso mi ricordo, mi hanno raccontato che lei mi teneva per le braccia, io piano piano camminavo e tiravo calci a una pallina. Sì, esatto, è tutto vero, infatti io comunque devo il mio sinistro a lui, perché lui era un calciatore, però comunque poi per un infortunio ha smesso di giocare presto, però mi hanno raccontato e lui stesso mi ha detto che diciamo il suo sinistro era simile al mio, e quindi lo devo soltanto che ringraziare. No, grossi consigli in generale non mi sono stati dati, perché comunque devo dire che è stata anche una mia fortuna questa, perché la mia famiglia, i miei genitori non mi hanno mai messo una grande pressione sul fatto che io dovessi diventare un calciatore o comunque qualcos'altro. Loro mi hanno semplicemente accompagnato nel mio percorso, hanno visto che comunque era la cosa che più mi piaceva fare e hanno semplicemente, diciamo, esaudito i miei desideri, nel senso mi hanno sempre accompagnato, ma non mi hanno mai messo addosso una pressione, mi hanno fatto capire che io dovevo diventare calciatore a tutti i costi, se no loro non erano contenti. Quindi se adesso magari sto raggiungendo determinati obiettivi, determinati traguardi, è anche grazie a questa cosa. Sì, comunque io sono un amante dello sport in generale, perché credo che comunque sia una cosa molto importante nella vita di ognuno di noi, e ho provato a giocare anche a tennis, però comunque poi col fatto che andavo anche a scuola era difficile portare avanti due sport più la scuola, quindi poi ho deciso di abbandonare il tennis e di continuare con il calcio.
Sì, io comunque sono sin da quando ho iniziato a giocare nel Pescara, ho fatto tutta la trafila del settore giovanile lì e poi a 17 anni mi sono trasferito a Milano con l'Inter e sì, comunque giocare poi l'anno scorso, essere tornato a giocare con il Pescara, che è comunque la squadra della mia città, è stato un immenso piacere, infatti mi sono goduto ogni giorno dell'anno passato. Sì, quello è stato un giorno di totale festa perché comunque ha sancito la vittoria del campionato del Pescara e la promozione in Serie A, e quella era una squadra veramente, veramente fortissima. Non a caso, diciamo, oggi molti giocatori di quella squadra giocano per la nazionale italiana e quindi vuol dire che veramente c'era del buon materiale, ed è stato sì che poi il Pescara è riuscito a vincere il campionato e salire in Serie A. Sicuramente sì, Verratti è ad oggi nel suo ruolo forse uno dei più forti veramente che giocano in quel ruolo, e per me è veramente un'ispirazione, lo è sempre stata, e tutt'oggi continuo a guardarlo, continuo a prendere spunto perché oltre comunque a essere di Pescara lo ammiro veramente tanto come giocatore. No, beh, sicuramente tutte e due, è stato un pochino sì più che doloroso, difficile perché era la prima volta la mia esperienza lontano da casa, però comunque sapevo che era il mio sogno e volevo andare all'Inter a tutti i costi, quindi sapevo che poteva soltanto farmi del bene, potevo crescere sia come ragazzo sia come giocatore, ed è stata un'esperienza fantastica quella di poter giocare nell'Inter, perché comunque ho conosciuto allenatori e in generale comunque persone che mi hanno aiutato nel mio percorso di crescita, e è una scelta che rifarei altre 100 volte. È una bellissima coincidenza perché comunque poi nel 2010, appunto, quando l'Inter ha vinto la Champions, è stato il giorno del mio decimo compleanno, e l'Inter non ha potuto farmi il regalo migliore perché comunque io, oltre a essere appunto del Pescara, sono anche tifoso interista, e sicuramente è stata una cosa bellissima. Quella è stata forse veramente una delle esperienze più belle perché riguardo al torneo di Viareggio, fino a qualche mese prima lo vedevo in televisione come una cosa, diciamo, forse irraggiungibile, e vedevo quanto fosse prestigioso, quanto fosse bello e diciamo lo vedevo veramente da spettatore, da tifoso, e mai mi sarei pensato che da lì a qualche mese potevo trovarmi a vincerlo con l'Inter, una squadra prestigiosa come l'Inter. È stata veramente un'esperienza incredibile, quasi un sogno che si è avverato. Sì, il primo anno con l'Inter è stato forse perfetto, veramente, perché siamo riusciti ad ottenere tre competizioni, anche la Supercoppa, oltre allo scudetto e al torneo di Viareggio, quindi non potevamo concludere in un modo migliore. È stata veramente un'annata fantastica e ho giocato con dei compagni fortissimi e dei bravissimi ragazzi. Ma sicuramente sì, perché comunque, come ti ho detto, anche per il torneo di Viareggio, così come per la finale scudetto e per il premio che ho ricevuto, sono state veramente delle emozioni fortissime che mi sono arrivate tutte in un lampo, tutte insieme, perché comunque io mai avrei pensato di poter raggiungere così tanti traguardi e risultati in così poco tempo, e quindi sì, la mia faccia era quella della realtà, ero incredulo veramente. È stata un'esperienza bellissima, perché comunque noi della primavera viaggiavamo con i giocatori della prima squadra, e una volta aver giocato noi, poi la sera andavamo a vedere anche la partita della prima squadra, quindi veramente erano delle giornate stupende, e ricordo veramente con grande piacere quell'esperienza lì. Sì, sicuramente, oltre che comunque a giocatori del Barcellona, anche quando abbiamo affrontato le altre squadre del nostro girone nella Youth League, abbiamo trovato giocatori che adesso comunque giocano nelle grandi squadre europee, e quindi è stata una bella cosa potersi confrontare con giocatori così forti e vedere che comunque ce la si può giocare a viso aperto tranquillamente. Ma potersi allenare con la prima squadra per un ragazzo della primavera credo sia la cosa più bella, più gratificante che ci possa essere. Io ho avuto questa fortuna ed è stato bellissimo perché comunque ogni giorno veramente
cerchi di rubare più spunti possibili a ogni giocatore, sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista tecnico. Io poi ho avuto la fortuna di farlo con dei giocatori veramente fortissimi e veramente mi sono goduto e ho cercato di rubare, diciamo, il più possibile ogni giorno a quelli che erano dei campioni veramente incredibili. Beh, comunque quando ero io con la Primavera, quegli anni lì c'era comunque Icardi, che oltre ad essere il capitano era il giocatore magari chiave di quell'Inter lì, e comunque vederlo poi allenare veramente da vicino e non soltanto guardarlo giocare in televisione veramente mi ha fatto capire che è un campione in tutti i sensi, ma ce n'erano veramente tanti di giocatori, anche Handanovic che comunque è stato poi anche lui il capitano, un professionista esemplare che veramente mi ha colpito. Rafinha sappiamo tutti, non devo dirlo io, che giocatore e che carriera che ha fatto. Quando comunque è arrivato all'Inter io ho avuto la possibilità di poterlo vedere, di potermi allenare. Mi sono reso veramente conto di quanto forte era e comunque sì, poi avendo un modo di giocare comunque sì da centrocampista con il piede sinistro è veramente è stato un onore forse poterlo vedere giocare, poterlo venire a allenare quasi tutti i giorni. Sì, forse l'emozione della nazionale è quella più grande di tutte, perché comunque sentire l'inno della propria nazione, della propria nazionale è qualcosa di fantastico. Io la prima volta che ho avuto la possibilità di cantarlo, veramente è stata un'emozione unica, da brividi, emozionante a livelli incredibili, e ogni volta che ho avuto l'onore e la fortuna di poterla rappresentare, la nazionale, l'ho sempre diciamo, cercata di onorare il più possibile e veramente ricordo con piacere sì, questi giorni. Sì, quello è infatti diciamo, delle mie partite con la nazionale è stata la più bella, credo, e insieme comunque alla finale persa poi l'anno dopo a Tarragona con l'Under 18 contro la Spagna, però sì, è stato il mio esordio. E diciamo non poteva andare meglio, perché poi comunque ho trovato anche il gol del pareggio, siamo riusciti a pareggiare grazie a un mio gol, quindi è stata la ciliegina sulla torta di una giornata stupenda. Eh sì, mi ricordo bene, perché comunque già dai tempi si vedeva che era un giocatore diverso, e sto parlando di Tchouaméni, che adesso sta facendo diciamo la differenza al mondiale, ha appena raggiunto una finale mondiale con la Francia, e comunque sì, già dai tempi si vedeva che era un giocatore sopra le righe, e poi si è dimostrato quello che è. Ma sicuramente fare il capitano è una cosa che mi piace molto, devo dire la verità, e mi stimola anche molto. E per quanto riguarda la consapevolezza di poterlo fare o no, questo magari poi sta anche agli allenatori, ai compagni, diciamo, perché comunque è una cosa naturale secondo me che l'allenatore e i compagni riconoscano un leader all'interno dello spogliatoio. Io quando diciamo ho fatto il capitano, comunque anche quando non lo faccio, cerco di dare il mio contributo sia comunque in campo che anche fuori dal campo alla squadra, e comunque anche l'anno scorso ho avuto la possibilità di fare il capitano, nonostante comunque sono molto giovane in una piazza importante, in una squadra come il Pescara, e sì, sono sempre motivi di orgoglio. Certo, anzi comunque è stato un piacere ritrovarlo quest'anno e poterci condividere comunque tutti i giorni quest'anno, ma comunque sì, già lo conoscevo e già avevamo un grande rapporto prima di quest'anno, perché comunque oltre a essere stati compagni di nazionale eravamo diciamo buoni amici, e comunque ci siamo affrontati anche tante volte contro, lui con la Juventus, io con l'Inter, e quindi è stato un grande piacere poterlo ritrovare quest'anno, perché è un grande giocatore e è comunque un ottimo professionista, è un bravissimo ragazzo. Sì, secondo me questa è stata forse, agli occhi degli altri può sembrare diciamo un pochino una sfortuna, ma secondo me è stata la cosa che più mi ha fortificato, perché comunque ricevere diciamo delle notizie brutte, comunque attraversare delle esperienze negative, secondo me a un calciatore può solo che fare del bene,
se comunque diciamo si ha la voglia poi di voler intraprendere, di voler fare carriera. Io è sempre stato il mio unico obiettivo, voler arrivare il più in alto possibile, quindi sapevo che comunque anche se le cose non andavano bene dovevo continuare ad allenarmi forte, a stare tranquillo e a credere comunque che le cose potessero risistemarsi e andare nel migliore dei modi, e diciamo che comunque adesso mi sto togliendo delle soddisfazioni e anche grazie a quelle esperienze che non erano del tutto positive. Ma comunque, nel senso, la convinzione fino a quando non la provi sotto i tuoi occhi non lo sai mai, però io comunque l'anno scorso, avendo fatto un buon campionato con il Pescara, ero convinto che quest'anno potessi giocarmi le mie carte, potessi dimostrare di valere anche in un campionato come la Serie B. E adesso poi queste sono scelte che magari riguardano più il mister e tutto quanto, ma ogni volta che vado in campo cerco sempre di dare il mio contributo e di dimostrare che comunque posso essere presente e posso giocare in un campionato come la Serie B. Sì, è stato un gol bellissimo e ogni volta che ci penso comunque mi viene da sorridere, perché è stata veramente una bella giocata, è stata comunque istintiva, perché secondo me, come avevo detto anche all'epoca, per fare dei gol così devi soltanto lasciare il tuo istinto. E quindi sì, diciamo, ho fatto due dribbling e poi trovatomi davanti al portiere e la prima cosa che ho pensato è stata quella di fare lo scavetto, e l'ho fatta, è andata bene. E beh, così adesso su dei piedi è difficile, perché comunque ho giocato con giocatori veramente forti. Forse il più forte con cui ho giocato ad oggi è Nicolò Zaniolo, che comunque già quando facevamo la primavera, che comunque eravamo ragazzi, lui si vedeva che era un livello sopra gli altri, sia a livello fisico, a livello caratteriale, a livello anche di ambizione. Il giocatore più forte, sì, mi ricordo che quando ero in primavera abbiamo affrontato la Fiorentina e c'era comunque Dusan Vlahovic che mi impressionò sin da subito, quindi anche per quello che sta facendo adesso dico lui sì, il giocatore più forte che fino adesso mi ha affrontato. Beh, il mio idolo comunque, come ho detto prima, è sicuramente Verratti, e a fianco a lui c'è Andrea Pirlo, che secondo me è stato forse nel suo ruolo uno, se non il più forte, a interpretarlo. Mi piace il modo in cui giocano, perché comunque in ogni situazione della partita riescono ad avere il sangue freddo e a prendersi le responsabilità, ed è questa la cosa che più mi piace e che più cerco anch'io di riportare in campo. Ma comunque una cosa che diciamo che ammiro molto è la professionalità di Masiello, perché comunque quest'anno ci ha dato la dimostrazione che per arrivare a giocare a certi livelli, ovvero quindi la Champions League, la Serie A, come lui ha fatto, non c'è bisogno soltanto di essere bravi tecnicamente o comunque forti fisicamente, ma c'è bisogno veramente di avere una professionalità incredibile e di non mollare mai, di stare sempre sul pezzo, e adesso veramente mi sto accorgendo, potendolo ammirare tutti i giorni, di quanto sia importante questa cosa. Quindi se devo darti una risposta, sì, la professionalità di Andrea. Ma comunque diciamo che io, quando ancora non sapevo di intraprendere la mia strada da calciatore, la mia carriera da calciatore, comunque mi piaceva studiare e riuscivo anche nello studio, quindi sicuramente avrei intrapreso una carriera universitaria, poi non so di preciso cosa avrei fatto, ma comunque sì, avrei studiato.